Continuiamo l'avventura col bellissimo Remnant from the Ashes. Siamo arrivati a un nuovo mondo, siamo proprio all'inizio. Volevo uccidere il re esiliato, ma ho sbagliato a schiacciare il tasto e mi ha preso precedente. E alla fine gli ho dato il cuore, mi ha dato le chiavi per accedere a questo mondo tutto da esplorare. Niente, vediamo un po' com'è qua la soglia di difficoltà. Niente, sono stronzo. È morto come uno stronzo. Dai, mi sembrano facilotti. Allora, vediamo anche di qua, perché abbiamo due strade. Qui c'è un'altra strada ancora. Un po' più imboscata. Sono agile però, eh? Però questa rosa di colpi non l'ha schivata, mi sa, eh? Tomo della conoscenza. Oh! Oh, è stato terribile. Allora, qui praticamente secondo me ci sono due percorsi. Uno ci permette di passare da questa parte delle rovine, quell'altro di là ci fa passare, credo, da sopra. Allora, proviamo a farci un giretto anche da questa parte e vediamo dove sbuchiamo. Ma aspettavo, non so, gente tosta. Invece sono molto veloce. Però in ogni caso vanno comunque giù con pochi colpi. Oh, è ancora vivo. E di qua dove andiamo? Ci arrampichiamo su di qua. L'edificio è sempre lo stesso, eh? Noi prima eravamo esattamente sotto. Ecco, qua mi sa che cambia qualcosina. E invece se vedete, se noi potevamo praticamente arrivavamo da questa parte qui. Sì, da qua sotto. C'erano due percorsi per raggiungere lo stesso punto. Dai, forza! Allora, di qui. Ah, di qua c'è qualcosina però da prendere, eh? Un attimo. Queste ce le siamo dimenticate. Fardello dell'inseguitore. Mentre se andiamo di qua. Nulla. Via completamente chiusa. Non è che c'è qualche segreto. No,
Non ho capito il senso di questo piazzale. Quindi abbiamo due vie, una va verso destra e una va verso il basso. E questo? Devo mirare meno la testa, più verso il basso, in modo da prenderli quando fanno quelle capriole. Wow, è un amico? Sì? Lui non lo attacchiamo. Questa porta però non si può aprire. Allora, c'è un altro passaggio qua a destra. Di qua? Forse entrando su, non lo so, da qua di certo non ci si può arrivare. Salviamo. Ok, controlliamo un attimino la mappa. Allora, di qua si scende, la parte sud si ricollega. Ok, bene, andiamo in giro. Andiamo un po' in giro. Solo da esplorare, ragazzi, c'ho poco da dirvi, sinceramente. Andiamo in giro, spariamo. Ripuliamo la zona. È quello che si è sbucato. Niente, magari ricolleghiamoci anche alla parte sud che c'è di qua. E poi si ricollega al ponte. Così andiamo in ordine e vediamo un po' tutto. Facciamo un bel po' di gente, eh. Maledizione. Niente. Facciamo così, spariamo tutto quello che si muove. Mamma mia, come schivano, ragazzi. Porca vacca. Ok, questo qui è il ponticello che ci riporta dove eravamo prima. Qua non ha più senso andare a esplorare. Diamo un'occhiata a queste zone.
Mi sta piacendo tanto, ragazzi. Vi darò un bel voto a termine serie. Credo, cioè. Penso proprio che gli darò un bel voto. Purtroppo parlo poco perché c'è davvero poco da dire, no? Bisogna andare in giro a uccidere tutti. Cioè, se non ho niente da dire me ne sto zitto, piuttosto che dire cose a caso. Cioè, c'è davvero poco, è talmente semplice il gameplay che ho esaurito un po' tutte eventuali spiegazioni o sensazioni. Però il fatto che me ne sto dicendo non significa che non mi sto divertendo, mi sta piacendo proprio. Anzi, mi sta proprio coinvolgendo. Andrò avanti a sparare per ore. Abbiamo un dungeon. Sì, ok. Allora, torniamo velocemente a nord. Voglio vedere che c'è da questa parte. Allora, giù di là. Giù di là ci sono altre vie ancora. Vabbè, allora entriamo in questo dungeon. Facciamoci questo dungeon. Tanto c'è il tizio col flauto. Dovremo sicuramente ritornarci. C'è una porta chiusa. Quindi. Classico checkpoint da inizio dungeon. E qua ci sono tizi nuovi. Mi sembrano più cattivi dei precedenti. No, non è vero, sono stronzi. Anzi. Mi trovo ancora meglio, sono meno agile. Sono perfetti per le armi che ho queste. Mentre gli altri, essendo magari un po' più deboli, ma più veloci, con armi che hanno pochi colpi, hanno un rateo molto lento, ma colpi devastanti come quelle che sto utilizzando io, è un po' più difficile perché tu magari li uccidi, cioè li colpisci, li fai 90% di danno, devi comunque spararli un colpo in più. Questi qua invece comunque sia il danno se lo assorbono quasi tutto, no? Il colpo finale, vedete, che è un 50%, e spari due colpi. Spari dei colpi e l'efficacia dei colpi viene utilizzata tutta sulla loro barra vitale. Ok, di qua si muore. Allora, diamo giusto un'occhiatina. A quest'area che l'ho leggermente sorvolata. Un attimo. Ma di qua? Ah no, giusto. Io sono arrivato di qui. Questa infatti mi sembrava che avevo dimenticato qualcosa.
sembra più facile questa zona che quella della foresta. Ma adesso magari me la sto gufando un pochettino, eh. Però dai, pensavo veramente di trovare gente cazzuta. Wow, bellissimo. Sapete cosa? Questa ambientazione è bella, però è vero che questa qua è una giungla. Adesso prima ho fatto confusione, quella di prima era più palude, però sapete, giungla palude, quella di prima forse a me non mi ha fatto impazzire come ambientazione. Questa qua è un pochino più carina, magari un po' più lussureggiante. Le ambientazioni sono magari poco ricercate, ecco. E queste ultime due ambientazioni sono un po' troppo simili l'una dall'altra, avrebbero potuto fare qualcosa in più per differenziarle. Tutto qua, piccola. Insomma, non posso neanche dire che è un difetto, insomma, restano comunque carine l'ambientazione, però di certo non è qualcosa che dici wow. Sono veramente piacevoli da esplorare, eh? Sono davvero piacevoli, però si differenziano un po' troppo poco l'una dall'altra. Peccato, peccato, perché davvero questo gioco c'ha un gameplay che è veramente piacevole, è veramente piacevole. Io spero faccia un seguito e dove migliorino grafica, ambientazione, riescono a differenziarlo un po'. Poi forse magari sono io che è un po' che non gioco titoli shooter in terza persona, eh? Per quello sono così gasato. Comunque il feeling e i comandi è tanta roba. Ah, qua c'è un bel bossettino, eh. Andiamo a fargli il culo? Allora lui te lo farà a me. Chi lo sa? Allora, attiviamo la mod. Non ci sto capendo niente. Non ci sto capendo niente. Ne arrivano mille. Non ci capisco niente. Devo capire un attimo come gestirli, sti tizi qua. Poi si fanno anche esplodere. Ma
Sì, accorati. Merda, merda. Capito, ragazzi, però. Ancora che arrivano. Ma questi continuano ad arrivare, ragazzi. Ma che cazzarola è? Ma che cazzarola è? Distruggere qualcosa. Lì ci sono dei punti segnalati. Un po' un casino, questi si autodistruggono, ti vengono addosso, li massacrano in due. Dobbiamo provare a, non lo so, magari spostarci. Allora, tipo, vediamo quel fatto qua. Poi ce ne andiamo. Palle. Sono tutte le trasporti di merda. Uno è andato. Curiamoci, curiamo dall'altro.
Era altro andato. E se ci mettiamo a combattere con questo è finita. Ah no, qua c'è una... Arca, arca. Via, via, via. C'è abbastanza spazio. Via, via. Fa malissimo. Ok. Abbiamo un po' di colpi per il pompa. Vai. Se ci muoviamo così, se ci stiamo fermi. Distrutto. Buona, buona, buona. Ancora dell'anima. Ancora dell'anima. Aumenta del 100% la durata dell'evocazione. Incrementa il danno della mischia del personaggio. Sì, però. Boh. Dell'evocazione, ma che evocazione? Comunque, questo è il metodo migliore: correre da un punto all'altro in modo che loro non ti possono raggiungere, perché se ti metti a fightarli tutti continuano ad arrivare, non te la cavi più. Sembra difficile, basta un attimo ragionare e ce la si fa. Sembra? Non ho capito, ragazzi, io sono venuto fino a qua per che cosa? Inventario. Mi hai dato per caso degli oggetti? No. Ma vi dico la verità, non ho capito il senso di questa zona. Poi mi è sfuggito qualcosa. Queste sono le scale, queste sono le scale che salivano. Queste sono le altre due scale. Devo tornare indietro. Beh, probabilmente un dungeon è finito così. Non serve molto. Dobbiamo tornare indietro e percorrere l'altra strada. E questo? Che cazzo è sta merdaccia? Allora. Oh, è stato terribile. Ok. Allora, quindi la strada principale è questa. Poi tra l'altro qua ha cambiato, dice la chiave di Ezra mi ha portato una specie di giungla. No, mi era venuto fuori un indicatore, diceva segui le tracce di Ford, quindi qui naturalmente troveremo Ford. No, di qua ci ammazziamo se ci buttiamo giù.
Ah, ma c'erano le scale. Questo è l'altro percorso che ci ricollega direttamente lì, però. Siamo praticamente all'inizio. Vediamo giusto magari se c'è qualcosa qua in alto. No, qua non c'è niente. Ah, qui c'è il punto di salvataggio. Però andiamo avanti, ormai abbiamo fatto fuori un botto di nemici. Se vado al checkpoint rientrano tutti. Niente. Allora, papà, la strada giusta è questa. Allora, vediamo giusto da questa parte. Di qua si dovrebbero. Ok. Scarti, scarti. Di qui. Come ha fatto a schivare il. Ah, perché si può passare anche di qua. Cura. Ok, qui però andiamo da un'altra parte ancora. Ah, ok, no, di qua. Ah, di qua ritorniamo al ponticello. Anche in questo caso due vie. Stessa strada. Diamogli un'occhiata. Qualcosa di utile si trova sempre. Ma lasciamolo in vita quel poveretto. Ferro temprato. Ok, direi che c'è tutto. Abbiamo preso tutto. Possiamo proseguire sulla via principale, che a questo punto dovrebbe essere questa qua. Ok, mi sa che siamo arrivati in un altro dungeon, eh. Buono. No, non è vero, non è un dungeon, siamo dall'altra parte della foresta. Altare degli immortali, attenzione. C'è un altro boss. Ah, aiuto. Vediamo chi è. Oh. Ma c'è una battaglia. Ahia. Ah, ma questi sono amici. Questi sono amici. Grandissimi. Aiutiamoli. No, non volevo. Merda, come faccio?
ci sono amici. Cioè, sono uguali, ragazzi, cioè. No. Sono bloccato, sono morto. Niente. Ah, lo sapevo. Vabbè, ragazzi, io direi che ci salutiamo qui dopo questa bastonata. È ora di chiudere. Ci vediamo al prossimo video, dove ci riproveremo. Spero che questo vi sia piaciuto. Se supportate il canale, come sempre, vi ricordo che basta un semplice mi piace o un'iscrizione. Ci vediamo alla prossima. Bella.